pagina 159, vabbè, non si fida, non l'avevo creduto. Prandelli mi diede l'impressione di essere un po' molle, poco aggressivo, mica devo giocare, non in grado di far funzionare una macchina complessa come la Juve. Non ce lo vedo in una grande squadra. Nel Parma e nella Fiorentina ha fatto bene, ma non ha vinto niente. Meglio in nazionale. Dove fa il selezionatore? E i giocatori hanno tutto l'interesse a stare buoni per mantenere il posto da titolare. Ha sempre schierato la miglior formazione, non ha mai sbagliato una partita, si è qualificato in anticipo primo nella storia azzurra dei mondiali, ha fatto meglio di Lippi, che poi addirittura incredibilmente da Lippi. Revisione. No, il primo pezzo era mio, però era giusto. Ma no, meglio in nazionale la scrivo. De Bonis, ci dica. Questa cosa sono curioso. Questa è la conoscenza, a parte gli scherzi delle persone. Io, quando è andato via Lippi, avevo in animo, cioè, il presidente della Juve, Umberto Agnelli, voleva De Champs. De Champs, che è un amico, ma è anche uno di carattere, un amico vero, a prescindere. Ed è stato un gran giocatore della Juve, ebbe con me un colloquio abbastanza burrascoso. Lui praticamente disse a me: io vengo alla Juventus se prendete i giocatori che dico io. E io gli dissi: tu non vuoi venire alla Juventus. Siccome io non do maletta agli allenatori, ho sempre fatto di tesa mia e mi è andato sempre bene. No, non me l'ha detto perché mi ha dato un po' del tempo. E beh, allora, allora, il problema, il problema di fondo, quando tu parli con un allenatore, quando parli con un allenatore, è quello di stare attento che non parli con un allenatore che ha avuto in altre squadre, oppure i compagni, perché questo è più pericoloso, perché certe volte. E lo fanno tutti, ma il fallimento lo ha preso tutt'anni. Nel momento in cui succedono queste cose, allora la società deve individuare questo non lo vedo. Io per esempio, quando ho preso i capelli, a Capello disse: Fabio, voi avete praticamente vinto con la Roma, però le condizioni economiche della Roma andate con la Roma. No, ecco, la Juventus non si vuole trovare in queste condizioni, per cui tu praticamente mi deve tenersi a quello che dice la società e fare la... Cioè lei gli ha detto: noi non arriveremo mai al 30 d'agosto con Vieira ha pagato 20 milioni dall'Arsenal, così. No, vabbè, sarà una sorpresa. Può darsi pure che è una sorpresa, però, ascolta, quando poi si è dimenticato di questa capello, si è dimenticato di questa cosa. E mi ha detto: prendiamo subito i Albertini perché sennò va a Barcellona, in Panucci. E Panucci perché va praticamente in altra squadra, diciamo, dice Fabio, Albertini lo mandiamo a Barcellona e Panucci lo lasciamo a poi allora il problema noi avevamo il ricambio che facevamo dai giocatori venduti e riproposto poi verso i giocatori da acquistare, diversa la cosa, perché dal 2006 hanno speso 500 milioni, io ho 12 anni, una lira che una lira, non l'ho spesa. Quindi e ci sono stati dei risultati che praticamente sono unici, buoni risultati, risultati unici, insomma, nessun altro Juventus probabilmente raggiungerà 4 finali di Coppa dei Campioni in 8 anni, insomma credo che sia molto difficile. Non mi dire una Fiat Idea grigia. Fiat Idea grigia, una parcheggiata da mano. Scusate, no, faccio un servizio. C'è una Fiat Idea grigia parcheggiata a mano. Sì, ma dillo con targa. Ma targa, non c'è Fiat Idea, chi ha una Fiat Idea? E che devi dirlo con voce più la più forte. Chi ha una Fiat Idea? Mi hai detto, retta anche. Chi ha l'idea di cos'è una Fiat? Esatto. Chi ha l'idea di una Fiat? No. E questa mi piace. L'avete trovato?
probabilmente sì. No, io dicevo una cosa, insomma, nel libro c'è anche, si parla del periodo probabilmente più bello della storia della Juventus, no? Le tre finali di Coppa dei Campioni che hanno visto protagonista lui e tantissimi altri giocatori. No, volevo chiederle, no? Volevo chiederle, gliel'ho chiesto anche durante la trasmissione un paio di volte. Nel 96, 22 maggio del 96, noi conquistiamo la Coppa dei Campioni. Insomma, qui vedo che ci sono persone, tanti over 40, dunque avranno vissuto quel momento come l'ho vissuto io da tifoso juventino. All'epoca facevo il cameriere a Den Haag in Olanda. Arrivò questa notizia, una telefonata di mia sorella che mi chiamò al ristorante dicendo: la Juventus ha venduto Paolo Sosa e Ravanelli. No, Di Vialli era nell'area, di Paolo Sosa e Ravanelli fu praticamente inaspettato per tutti, ricorderete bene. Allora le volevo chiedere, e sarà sicuramente curioso ascoltare questa sua risposta, se lei si è mai sentito in quei momenti preoccupato per quello che stava facendo. Lei stava smantellando la squadra campione d'Europa in carica, rischiando con Zidane, con Boxic, con Vieri, con Amoruso, che erano praticamente Vieri, Amoruso due sconosciuti, Zidane mezzo sconosciuto. È stato un rischio, complimenti per aver vinto la scommessa. No, ha capito tutto. Semmai in quel periodo, quando in 20 giorni vendette Ravanelli, Paolo Sosa e Vialli, che erano stati gli artefici dell'unica vera Coppa dei Campioni della storia della Juve, si è mai sentito preoccupato? L'unica vera, perché l'altra non era vera. No, l'altra era... Ma che dici?